Il sistema del risparmio italiano sta crollando sotto la scure di questi continui regali alle banche. Dopo la vicenda del crack Montepaschi, oggi dobbiamo narrare l'ennesimo regalo di 17 miliardi di soldi pubblici fatto ad una banca. Lo facciamo ovviamente capendo che c'è una vittima in tutto questo, e la vittima purtroppo sono gli azionisti e sui piccoli azionisti, i piccoli risparmiatori, che sono quelli che alla fine ci rimettono per le perdite di un management che purtroppo ha commesso anche dei gravi reati che devono essere ancora accertati. Oggi ne abbiamo parlato con queste persone che hanno subito una vera e propria truffa. Sul decreto banche saremo l'unica forza di opposizione che mette in campo 35 ore consecutive di ostruzionismo. Siamo le uniche persone che hanno fatto una richiesta di poter avere l'allargamento della platea degli obbligazionisti perché ci fosse un maggiore ristoro. Siamo quelli che abbiamo cercato di poter far sì che vi fossero lezioni di responsabilità, portare modifiche concrete a questo decreto in modo da poterlo migliorare. A tutte queste nostre richieste hanno detto no, un no assoluto, un no che veramente grida vendetta e che è la vergogna di tutto un Veneto che si vede depredato, che si vede soprattutto con una classe politica, una classe di dirigente che non ha saputo in questi anni accorgersi di nulla ed è stata completamente inadeguata a poter affrontare una situazione che stava e che sta mettendo in ginocchio l'unica grande locomotiva del nostro paese, che è appunto il Veneto. Quello che è successo in Veneto è l'inizio di un'apocalisse economica. È stata tagliata la testa a 205.000 risparmiatori. Noi oggi siamo qui a chiedere a tutta la politica, ringraziamo il Movimento 5 Stelle che si è sempre impegnato in questa battaglia, e chiediamo però a tutta la politica. La politica è mancata, c'è bisogno di salvare persone. Chiediamo il fondo vittima da reato, lo chiediamo col cuore in mano, non c'è tempo, dopo qualsiasi problema si potrà vedere dopo, adesso c'è da salvare delle persone che sono vittime di questa tragedia, non facciamola diventare un'apocalisse a tutti gli effetti. Due azioni concrete per salvare i veneti e ovviamente tutte le loro famiglie, ovvero subito un fondo in protezione di tutte le persone che sono state truffate e dall'altra parte una istituzione di un pool di magistrati che vadano immediatamente a fare pulizia e a condannare tutti i truffatori, cosa che invece il governo non sta facendo, anzi gli sta andando a regalare i soldi, i nostri soldi, i soldi delle nostre tasse, per i loro porci comodi. È un governo che copre gli imbroglioni, che non vuol far sapere ai cittadini veneti e a tutti i cittadini chi siano i grandi debitori delle banche, chi siano coloro che hanno nascosto i soldi che hanno portato via dalle banche venete. Noi come risparmiatori pretendiamo la giustizia a nome di tutti i cittadini italiani che in questo momento sono chiamati a coprire le perdite delle banche venete provocate dai banchieri e dal governo italiano. La casistica dei truffati è molto molto ampia. Io vorrei puntare i riflettori su un caso che è veramente incredibile. Mi riferisco a coloro che hanno sottoscritto, quindi hanno investito, denaro preso a prestito dalla banca stessa e che adesso si trovano nelle condizioni di dover restituire i soldi avendo ricevuto in cambio carta straccia. Un decreto tombale su la criminalità bancaria di un sistema veneto, qualcosa come 20 miliardi, 210 mila azionisti forzati perché altrimenti non gli davano un prestito, un fido, un mutuo, letteralmente espropriati. E questo è un ricatto allo Stato. Lo Stato subisce il ricatto da parte di una banca, Banca Intesa, ce lo ricordiamo, a Bazzoli, indagato nello scandalo UbiBanca della Procura di Bergamo, e ci si piega a subire questo ricatto da parte di un ministro Padoan, che è il peggior ministro economico di tutti i tempi. Meno male che il Movimento 5 Stelle cerca di difendere i diritti, noi non gliela daremo vinta. Citeremo in giudizio Banca Italia e Consob per omessa vigilanza. Ce lo permette una sentenza di Cassazione.